pomeriggio a tutte. Questa volta esordisco così perché è veramente fine pomeriggio. Comunque, posso veramente dire shopping online? Wow, sono strasoddisfatta di tutte queste cose che mi sono arrivate e come sempre ve ne rendo partecipi perché se le cose non mi piacciono ve lo dico, ma se tanto di più mi entusiasmano, giustamente mi sembra doppiamente doveroso farvelo sapere. Prima cosa che ho scelto è questa maglia che indosso, che mi piace tantissimo. Le cose le ho prese ormai da un mesetto. Questa, se no, la sfrutterò d'estate alla sera, ovviamente, perché già adesso sto morendo di caldo, sono sincera, è un po' troppo pesantina per quanto mi riguarda. Ha la manica tre quarti, questa è fatta apposta, non è assolutamente corta. È perfetta anche di spalla. Mi piace tantissimo il gioco di pietre che hanno applicato qua sopra. Penso e spero che lo vediate, comunque è fatta benissimo. Di Shinside io alla fine, a parte penso una volta sola, non ho mai avuto assolutamente, diciamo, non mi sono mai scottata, ecco. La seconda cosa e che mi piace tantissimissimo è questa giacca a righe. Non so, mi è partita la riga mania in questo momento. È questa giacca, non ero molto convinta che arrivasse come me l'aspettavo. Invece, vi ripeto, wow, sono super contenta. È fatta benissimo. La cosa che mi ha lasciata basita, perché non me lo sarei aspettata da un sito orientale, è che le righe combacino una volta che voi la indossate, perché insomma è veramente antiestetico vedere quelle maglie, quei capi d'abbigliamento che ovviamente si sono pagati poco, che hanno queste, diciamo, non so come dire, tipo i pois che non si avvicinano, o in questo caso le righe che non sono perfettamente lineari, insomma, veramente, insomma, non è molto carino da vedere proprio visivamente. E questa invece, guardate anche dietro, è fatta veramente benissimo. Tessuto fantastico, mi va benissimo la taglia, ho preso anche qui una XL, lo ribadisco. E il tessuto è stretch, devo ancora capire se sia cotone o meno, perché purtroppo all'interno non c'è nessunissimo tipo di etichetta, non c'è nessuna etichetta che mi descrive il capo. Non ho guardato sul sito, magari c'è scritto, stupidamente non mi è venuto in mente di farlo prima di mostrarvela. È un po' ruvidino il tessuto, è un tessuto un po' strano, però è stretch, vi ripeto, è assolutamente confortevole. Anche questa è la manica tre quarti, è tagliata molto strana perché vedete, spero almeno che lo vediate, è rimborsata all'interno. È fatta apposta e vi garantisco che insomma ne sono assolutamente entusiasta, mi piace tantissimo. E l'ultima invece, questa ho cercato di stirarla, ossia ho provato con il vapore perché con il ferro normale è alquanto impossibile. È uno spolverino bellissimo, anche questo mi va perfettamente. L'unica cosa che non mi piace è farvelo vedere stropicciato. Ovviamente me l'hanno mandato piegato in una busta in plastica chiusa nel solito pluriball che vi dico ogni volta, per cui poveraccia ha fatto un viaggio di quasi 3 settimane, per cui ci sta anche che sia arrivata stropicciata. Io l'ho tenuta per vari giorni sull'appendino, vi ripeto, ho provato a darci anche una botta di vapore, però purtroppo ve la devo far vedere ridotta in questa maniera. Mi dispiace tantissimo perché non rende, andate a vederla sul sito perché merita, è uno spolverino veramente leggerissimo, fate conto che è una foglia, ha proprio lo spessore di una foglia, tipo Alcantara. Mi avvicino un po', giusto per farvelo vedere, ha proprio il tessuto dell'Alcantara, non ve lo descrivo in nessun'altra maniera, è fatto benissimo. È aperto davanti, si chiude eventualmente se lo volete rimborsare con le coulisse, in più addirittura un bottoncino qua. Ma vi voglio far vedere la cortezza. Nella tasca, me ne sono accorta proprio per caso quando la stavo provando, hanno inserito un ulteriore bottoncino, eccolo qua, che vedete, vi può capitare magari di perderlo perché ce ne sono due applicati qua sulle spalle, insomma magari si può scucire e lo potete perdere, e loro ne hanno inserito uno ulteriore nella taschina. Per cui insomma, tanto di cappello, sono quelle piccole accortezze che solitamente insomma, non ci si aspetta da questi siti. Invece devo dire che insomma, shopping wow, penso che sia il titolo esatto per questo video. Poi passiamo a Summit Dress. Summit Dress è la seconda volta che ci collaboro. Devo dire che
Qua invece potevo scegliere anche accessori. Non ho voluto prendere abbigliamento, non ho detto Ela, non scottarti magari da siti da cui insomma non sei abitué nello scegliere, scusatemi, abbigliamento, per cui mi sono lanciata sugli accessori. Il primo che ho scelto è questo che indosso, vi ripeto, marca Geneva, che è cinturino nero, ovviamente parliamo di ecopelle, e ha il quadrante dorato con tutti i pois neri. Me lo auguro, insomma, mi auguro che lo vediate in videocamera. Il secondo, sempre marca Geneva, è questo cinturino blu Cina, ormai questo blu, bluette è coniato blu Cina, con il quadrante tutto a zig zag e questa ancora rossa in centro. Spero sempre che lo vediate, ma credo di sì, e a me piace tantissimo, tanto più, vi ripeto, credo che costino tra i 3 e i 5 dollari, cioè non ho parole, non mi sono mai addentrata nella sezione watch di questi siti, e vi ripeto, ora mi è partita la mania. Poi il terzo, sempre Geneva, è questo cinturino verde, un bellissimo verde corallo, si può dire verde corallo, comunque un bel verde acceso con tutte le righe ovviamente, stripes come va adesso, scritta Geneva in dorato e i quattro pallini dorati che vanno a segnare le ore, veramente carinissimo anche questo. L'ultimo, sempre stessa marca, cinturino bianco e interno tutto fiorato. Spero sempre che capiate da vicino come è fatto, però lo trovo carinissimo, soprattutto insomma per questa stagione. Poi ho scelto questo portacarte perché me ne mancavano, ma non so voi, ma io ne colleziono praticamente una al giorno, in ogni posto dove vado mi fanno una tessera, e color glicine, è lucido questo, con i baffetti, troppo carino, e all'interno ha ovviamente il suo scompartimento per le varie carte, in più anche due taschine interne. E l'ultima cosa, questa è buffissima, ho voluto prendere questo portachiavi, un portachiavi semplicissimo a forma di casetta, con il classico cavatappi, che insomma può sempre tornare utile, no? Buffissimo, veramente buffissimo. E questa è l'ultima, diciamo, stupidaggine che ho scelto. Poi veniamo all'ultimo shopping wow, perché anche questo è wow, mi piace tutto da morire. Orologi, perché ve l'ho detto che adesso sto in fissa. Vi faccio vedere come mi sono arrivati. Questi li ho tenuti ancora chiusi. Erano sempre dentro la busta con le bolle, questo mettetelo sempre come base, e erano incelofanati in questa maniera qua, vedete, tutti dentro una cartina di cellophane. Il primo è questo, guardavo, ma no, non sto dicendo una stupidaggine, non è marchiato, sempre cinturino verde, però ha all'interno sempre dei fiori con un'ancora, anche questo ha l'ancora all'interno, spero che lo capiate. È molto molto carino anche lui. Poi il secondo, questo al quadrante molto grande, a differenza però di quello che vedete sul sito, non ha la scritta bonjour, sono rimasta un po' male su quello. Se voi andate a dare un'occhiata alla foto di questo orologio, vedrete che lo presentano con i baffetti e la scritta bonjour qua sopra. Non so, a me è arrivato così, nudo e crudo, solo con i baffi, ecco. Comunque mi piace lo stesso, cinturino marrone, quadrante dorato e i classici mustache che vanno tanto adesso come centrale. L'ultimo invece, carinissimo, questo forse è un po' invernale ma mi piaceva tantissimo, è questo bracciale, questo orologio con il cinturino, credo che fosse tipo cavallino, invece ovviamente insomma dal prezzo potevo anche capirlo da sola, è in plastica, tigrato questo, con il quadrante fatto a gattino e le orecchiette. Questo è troppo troppo bello, veramente carinissimo, vi ripeto, forse un po' invernalotto come design, però mi piace tantissimo. Come orologio terminato, ci siamo. Poi ho scelto due paia di orecchini, anche loro ve li faccio vedere ancora imballati, questi e questi, comunque adesso li apro insieme. Eccomi tornata, scusate, ma ci ho messo un attimo a cambiarli con i miei. Questi sono gli orecchini, mi avvicino così magari li vedete meglio. Questi qui sono in base oro
antico con questi brillanti, ovviamente, uno quadrato e uno rettangolare sul fondo, veramente, secondo me, deliziosi e soprattutto leggeri, ve lo garantisco. Adesso invece veniamo agli altri. Eccomi qua e questi sono i secondi. Ho preso un po' paura quando mi sono arrivati perché non me li aspettavo così grandi. Dal sito sembrano piccoli, invece sono mostruosi, ve lo garantisco, però non pesano. Non chiedetemi come mai, perché appena li ho visti ho detto ok, questi romperanno sicuramente il lobo seduta stante, invece no. Cioè, secondo me sono meravigliosi, sono bellissimi, hanno dei colori fantastici, verde, giallo, questo color beigiolino, veramente belli, belli. Tra l'altro ho notato che c'è anche, aspettate che non mi ammazzo, la collana, dovrebbe esserci anche una collana molto simile. Le ultime due cose sono questa collana, mancava una collana in un video della Hela, secondo me è molto bella anche questa, fatta benissimo. È in base grigio scuro con queste decorazioni sul giallo fluo. Spero che capiate così dalla videocamera. Super leggera e devo dire super d'impatto con una canotta bianca. E questa, ragazze, siete a posto perché non è la classica collana statement veramente piena, grande, massiccia. Secondo me è super portabile e veramente fatta molto bene e leggera, che è la cosa che mi piace, ovviamente, perché dopo un po' avere una collana che pesa, penso che dia fastidio un po' a tutte. L'ultima cosa che vi faccio vedere è l'anti-estate per eccellenza di tutto questo video, ma purtroppo mi sono arrivate un po' tardi, credo di averle ordinate all'incirca un paio di mesi fa, ci hanno messo un pochino ad arrivare, in più ho tardato io a fare il video, insomma si sono sommate un po' di cose, per cui ve la faccio vedere adesso. E è una sciarpa assolutamente invernale, tant'è che finirà nelle scatole dell'abbigliamento invernale, insomma ho fatto il cambio dell'armadio da pochi giorni, però insomma ve la faccio vedere lo stesso perché è la classica sciarpona che piace a me, che vi ho fatto vedere praticamente quest'inverno perché ne ho ordinate di tantissimi altri generi, con tantissimi altri design, ma veramente tutte fatte benissimo, tutte super confortevoli e soprattutto morbidissime. Questa non puzzava a differenza di altre che vi dissi in altri video, è veramente molto molto bella. Non me la provo, ragazze, perché potrei morire. Già ho un caldo micidiale con questa maglia, per cui vi evito, ecco, brutte visioni. Questo è tutto, il mio shopping wow è terminato, ma veramente sono soddisfattissima di tutto questa volta. Vi mando un bacione grandissimo, se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!